Esistono solo due cose che puoi fare se vuoi smettere di soffrire e cambiare la tua vita. La prima è iniziare a fare qualcosa. La seconda è portare fino in fondo quello che hai deciso di fare, quello che vuoi veramente cambiare. Eppure ogni giorno io parlo con donne che vivono una situazione che le fa stare male, vivono una relazione che le fa stare male, eppure non fanno nulla, non iniziano a fare nulla, se non lamentarsi. Lui mi maltratta, lui mi umilia, lui mi dice un sacco di bugie, lui mi tradisce, lui. E quando io chiedo, e quindi cosa hai intenzione di fare? La risposta è sempre, e cosa posso fare? Niente, devo aspettare che accada qualcosa di magico. E quindi continuano a vivere una situazione dolorosa senza mai fare il primo passo per cambiarla. Poi c'è un'altra categoria di donne che sono quelle dai mille inizi, quelle che continuano a lasciare e prendere, a lasciare e prendere. Persone che nel momento di rabbia fanno qualcosa, basta, non ti voglio più sentire, basta, chiudo questa relazione, basta, da oggi in poi mi comporterò così. Poi, passata l'arrabbiatura, passato quel momento, tornano a comportarsi nella stessa maniera. In entrambi i casi non si fa altro che ripetere e replicare quel dolore, perché non cambierà nulla. Se inizi, devi essere disposta a fare tutto quello che è necessario per arrivare in fondo, per cambiare quella situazione. Perché le cose non cambieranno mai miracolosamente. Non ci sono rimedi magici. L'unica possibilità di cambiare le cose è impegnarti e arrivare fino in fondo. Se decidi di chiudere quella relazione, nel momento in cui lo hai veramente deciso, sarà dura, ti farà soffrire, dovrai morderti le mani per non chiamarlo, per non mandargli un messaggio, dovrai continuare a dire di no, ma dovrai arrivare fino in fondo. Altrimenti non sei credibile, altrimenti non sei integra, non sei coerente. E questa mancanza di coerenza ti farà stare ancora peggio. Perché? Perché prendi un impegno con te stessa, ma non lo mantieni. E quindi inizierai a giudicarti, inizierai a pensare di non essere in grado di fare le cose. Mentre non è così. Semplicemente non hai veramente deciso di cambiare le cose. Quindi la prima cosa da fare è iniziare a fare quello che è necessario, fare il primo passo, ma lo devi fare con la consapevolezza che se fai quel primo passo, poi sarà dura la battaglia, la guerra che dovrai combattere, sarà dura sicuramente, ma devi arrivare fino in fondo. Solo così potrai veramente cambiare la tua vita ed essere più felice. Inizia e fai tutto quello che è necessario per arrivare fino in fondo. Fai tutto quello che è necessario per essere felice, sempre con amore.